Si è tenuto a Napoli nei giorni scorsi il congresso del Registro degli Osteopati d'Italia 2022, giunto alla sua 7ª edizione. Il congresso si è focalizzato su sviluppo, ricerca e identità dell'osteopatia nel paese, con particolare riguardo alla necessità di definire un percorso formativo certificato per la professione. Presidente Schomaken, due binari fondamentali, il riconoscimento del percorso formativo e poi la formazione vera e propria. Oggi un punto importante qui a Napoli, quali sono stati i temi principali emersi? Abbiamo avuto la consapevolezza anche dall'indagine di Utrend che l'osteopatia in effetti viene scelta da tantissimi italiani, 6 su 10, che vogliono che venga riconosciuto, che c'è questa necessità di regolamentazione, però c'è anche la necessità da parte nostra che venga regolamentata riconoscendo le nostre caratteristiche di competenza. Ci sono delle difficoltà nel passaggio all'università che tutti vogliamo peraltro, che sono quello del fatto di non avere ancora docenti all'interno dell'università, quindi ci sarà la necessità di trovare degli osteopati già formati che possano fare formazione nelle materie caratterizzanti. L'altro punto è quello del tirocinio clinico che per noi è fondamentale, e si dovranno trovare le strutture magari utilizzando quelle che già esistono di istituti di formazione che hanno già delle cliniche sul territorio dove poterlo svolgere. E l'ultimo tema è quello dei tempi, stiamo aspettando la fine del percorso della legge da più di 4 anni, siamo in una condizione di grande precarietà, di grande sofferenza, quindi chiediamo alle istituzioni che il MUR lavori più velocemente possibile per poi passare l'ultima fase, che è quella delle equipollenze, poter avere un albo professionale ed essere completamente riconosciuti, perché questo è anche quello che chiedono i cittadini, quello che noi dobbiamo a loro, che dobbiamo alla categoria e a noi tutti. Ecco, un altro passaggio importante ulteriore è il riconoscimento dell'osteopatia nei LEA, è uno degli obiettivi principali anche questo. Sicuramente un obiettivo molto sentito dai pazienti che adesso si rivolgono a noi, sono prestazioni totalmente private, tra l'altro non essendo ancora riconosciuta la professione banalmente non sono neanche rimborsabili in nessun modo, quindi siamo veramente in una situazione in cui tanti italiani si rivolgono agli osteopati, ma anche in un disagio economico profondo.